now. Io non mi vedo bene, ma penso che abbiamo un'altra volta fatto il pienone, e questo ci gratifica, anche perché questi eventi vanno partecipati, altrimenti la comunità non si stringe attorno al sacrificio che hanno fatto i tre sindaci. Dove stanno? Eccoli qua, tutti e tre, benissimo. Il Festival della Reciprocità è la terza edizione delle Tre Terre Canavesane, penso che ormai l'abbiate imparato, e cominciamo con San Giorgio Canavese, poi dopo andiamo ad Aie e a Castellammonte. Perché questo festival è un festival contemporaneo? Perché affronta temi contemporanei. Cioè, oggi per essere contemporanei bisogna assolutamente comprendere il momento, avete visto quanto problema c'è con la siccità, quanto problema c'è con lo spopolamento dei borghi. Questi tre sindaci si sono presi carico del loro territorio e hanno fatto una programmazione, dico io, non a breve termine, che vuol dire non per la rielezione, ma hanno fatto una programmazione a lungo termine per mettere un semino di cultura su questi territori. E come dice la Bibbia, in agricoltura, ma nella vita, c'è un tempo per seminare, c'è un tempo per aspettare, un tempo per raccogliere e un tempo per festeggiare. Noi abbiamo cominciato a seminare, si è la prima piccola fogliolina è uscita, e ora abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno della politica, abbiamo bisogno di tutta la comunità per far sì che questa pianta possa crescere solida. Quindi grazie a voi per essere venuti. Vi do il benvenuto al primo festival, alla prima edizione del primo festival della musica popolare italiana, e quindi facciamo un bel applauso a Castellammonte e al Festival della Reciprocità, perché questa non è una cosa banale. Il fatto che si faccia qui non è banale. Io vengo dal sud, al sud la musica popolare è in ogni paese, ma in ogni paese c'è una festa che parla di quel paese, che parla di quel tipo di musica. Nel Canavese avete la fortuna, abbiamo avuto l'intuizione insieme al maestro Sparani, che è il direttore artistico di questo festival, di intitolarlo ad un genius loci di questo territorio, che è Costantino Nigra, il primo ministro italiano che esorta i presidenti delle regioni, o comunque gli amministratori delle regioni, a coltivare la musica popolare come momento identitario. E quindi quale posto migliore se non il Canavese per fare il primo festival della musica popolare italiana? Quindi ancora grazie ad Ambrogio, che è qui con noi, ora dopo ve lo presento, e benvenuti alla prima edizione. Allora, i tre sindaci sono là, il benvenuto lo deve fare quello di casa, Pasquale. Facciamo un applauso a Pasquale. Bravo Pasquale. Pasquale, quel mio. Buonasera, non vedo. Allora, buonasera, benvenuti a Castellammonte. Come ha detto giustamente Peppe, questa sera abbiamo di nuovo fatto il pienone. Gradirei che mi affiancasse almeno Claudio, l'assessore alla cultura. Vieni Claudio, perché poi chi lavora realmente sono loro. Io mi limito ai saluti e poi andiamo subito ad ascoltare il concerto, che direi molto meglio che ascoltare me. Ringrazio Peppone per tutto il supporto che ci dà, e ringrazio il maestro Sparagna col suo gruppo della musica popolare italiana. Prima di iniziare il concerto, io vi dico che questa mattina a Villa Castelnuovo abbiamo iniziato questo percorso parlando di Costantino Nigra,
parlando con un grande del nostro territorio, un altro grande del nostro territorio, che è Amerigo Guglielmo, è il coro paiolese, che è qui. Io chiamerei per premiare il coro paiolese, quindi una rappresentanza del coro paiolese, i cantori salesi, i piccoli cantori salesi, Enrica Caretto, sindaco di Castelnuovo Nigra, che viene a consegnargli questo piccolo omaggio, ovviamente anche al maestro Sparagna spetta un omaggio che è una cartolina in ceramica. Dopodiché io penso di aver finito, quindi accomodatevi, venite a prendere. Manuela, vieni tu. I cantori salesi, i piccoli cantori. Ah, eccolo qua, guardalo qua, c'è anche il maestro. Ragazzi, abbiamo il maestro Guglielmo. Maestro, sono tre. Maestro, sono tre. L'abbiamo scoperto, è la terza volta che la scomodiamo. Stamattina due, oggi tre. Vuol dire che lei ci crede fermamente in questo progetto. Oh, ragazzi, state scherzando. State cegliando, come si dice. Noi crediamo a questi progetti dal 1945. Abbiamo formato il coro paiolese. Parliamo di Massimo Santino, che è il maestro che ci ha preso per mano, ci ha portati fin qui. Vieni, vieni, sali sopra il palco. Buttarmi in cima, io vado a scuola. Piano piano. Sì, la scala. Piano piano. Per il problema di stare seduto è quello. Oh, eccolo qua. Capite il gioco di piacere? Ma no, vorrebbero solo essere salutati tutti. Beh, non solo vorrei salutarli, ma vorrei, se permettete, l'ho fatto già anche questa mattina, pensare alla giornata storica che è stata quella di oggi. Pensare che le grandi porte di questa mostra della ceramica, che oramai valica i confini, pensare che abbia accolto un personaggio, il primo personaggio del nostro territorio, un personaggio uomo politico, ma un personaggio anche poeta, un personaggio filologo, un personaggio etnomusicologo. Noi Costantino Nigra lo dobbiamo riconoscere in tutta la sua interezza, e magari qualche volta dobbiamo pensare anche di rammaricarci che non avessi doperati abbastanza per far sì che nell'Italia e nel mondo Costantino Nigra fosse una stella di prima grandezza. Cercate di farlo adesso, tanto che la memoria è quella stessa. Grazie ragazzi e buona serata a tutti. Grazie maestro, noi abbiamo iniziato il percorso anche grazie a te. Allora, la premiazione. Ah, già dato? Bene. A chi dobbiamo premiare ancora? Dobbiamo dare ad Ambrogio la piastrella, la cartolina di ceramica, dopodiché è presente il neoconsigliere regionale, presidente della quinta commissione, Sergio Bartoli. Gradirei, Sergio, che venissi a fare un saluto. Grazie. Saluto, perché credo che è più importante la musica popolare che non noi politici. Ma no, è importante anche il politico, perché senza soldi non si cantano messe, e quindi è importante. Intanto buonasera a tutti, sono onorato di portare i saluti da parte del nostro presidente Alberto Cirio, del Consiglio regionale, e i miei saluti personali in occasione anche della
della mostra della ceramica, della 36esima edizione della mostra della ceramica di Castellammonte, che ringrazio il sindaco Pasquale Mazza, l'assessore Claudio Bertaz per l'invito a questo importante evento, che come dire un evento importante che promuove e valorizza le nostre eccellenze del nostro territorio, come voglio dire sia artigianale che artistiche, e anche insieme poi a questo festival della musica popolare, come giustamente diceva Peppone, credo che sia giusto e opportuno valorizzare, dare importanza a questi tipi di eventi. Da parte mia, da parte credo che di tutta la regione ci sia un interesse a valorizzare questi tipi di eventi, quindi ci metterò tutto il mio impegno affinché questi eventi verranno valorizzati e dato supporto per promuovere soprattutto la musica popolare per il nostro territorio, i nostri comuni. Grazie. Grazie e vi auguro una buona serata e un buon proseguimento. Grazie mille. Ecco, volevamo questo. Allora, prendiamo Ambrogio. Un grande applauso ad Ambrogio Sparagna. Grazie, è un bellissimo regalo. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, questa intuizione del primo festival della musica popolare italiana, primo, un unicum in Italia, in onore proprio di Costantino Nica. Beh, perché come ha detto il mio maestro, se così posso dire, Amerigo Guglielmo, ci conosciamo da tanti anni, io senza di lui non avrei compreso il valore della poesia, della ballata popolare piemontese. Costantino Nigra ha avuto un ruolo determinante per la storia dei nostri studi, è stata una figura, come dire, che ha incarnato l'animo risorgimentale, proprio il senso profondo del costruire un'Italia basando le radici come identità della cultura nazionale, proprio nella poesia e nel folklore. Ma non si è occupato solo di poesia piemontese, perché si è occupato di tutta la poesia italiana. Questa è stata la sua grande intuizione, perché partendo dalla radice piemontese, lui ha dato un po' l'indirizzo ad uno studio che poi ha coinvolto tutte le varie realtà. Ed è importantissimo che si parli di Costantino Nigra, si parli di questa figura. Io sono onorato di poter fare questo tipo di lavoro. Poi, se posso dire, c'è anche un piccolo aneddoto. Il mio primo esame all'università l'ho fatto su Costantino Nigra. E quindi è come se mi mantenesse questa situazione. Erano oramai quasi 50 anni fa, però erano i primi studi che si facevano negli esami di etnomusicologia, e devo dire che non mi ha più abbandonato, insomma, poi è rimasto dentro. E come un segno dell'importanza di questo festival, due sono probabilmente i momenti più belli, almeno per quanto mi riguarda. Stamattina, quando il coro baiolese ha cantato insieme al coro dei ragazzi, hanno cantato insieme, è stato un momento veramente molto emozionante, quindi grazie per l'emozione di stamattina, chi c'era sicuramente avrà troverà riscontro in quello che dico. E poi, caro Ambrogio, a dimostrazione che il Piemonte è una terra accogliente che ha sempre accolto da tutta Italia, mentre venivo ho incontrato una signora che abita qua vicino e che mi dice: io sono lucana. Dici: dove sei? Sono di Tricarico. Dici: ma di Tricarico? E come ti chiami? E lei mi dice che si chiama di cognome, fa Scotellaro. Ora, Scotellaro per voi non so che cosa dice, ma Scotellaro, Rocco Scotellaro è stato uno dei più grandi poeti del Novecento italiano. Lucano, di Tricarico,
a dimostrazione del fatto che il Festival della Musica Popolare si deve fare qua, perché anche lui cantava il sacrificio dei contadini. E Ambrogio Sparagna, casualmente, in onore dei 100 anni dalla morte di Rocco Scodellaro, dalla nascita di Rocco Scodellaro, ha musicato delle poesie. E veramente, vi dico, casualmente ho incontrato la nipote, casualmente Ambrogio aveva questo libro, e ora, prima di iniziare, vi doniamo un momento. Noi non ci bagneremo sulle spiagge, a mietere andremo noi, e il sole ci cuocerà come la crosta del pane. Bagneremo sulle spiagge, a mietere andremo noi, e il sole ci cuocerà come la crosta del pane. Abbiamo il collo duro, la faccia di terra abbiamo, e le braccia di legna secca, colore di mattone. Abbiamo i tozzi da mangiare, insaccati nelle maniche delle giubbe d'armacollo. Dormiamo sulle aie, attaccate alle caresse dei muri. Non sente la nostra carne il moscerino che solletica e succa il nostro sangue. Ognuno ha le ossa torte, non sogna di salire sulle donne. Bagneremo sulle spiagge, a mietere andremo noi, e il sole ci cuocerà come la crosta del pane. Abbiamo il collo duro, la faccia di terra abbiamo, e le braccia di legna secca, colore di mattoni. Abbiamo da mangiare, insaccati nelle guance delle giubbe da unicolo. Dormiamo sulle aie, attaccate alle caresse dei muri. Non sente la nostra carne il moscerino che solletica e succhia il nostro sangue. Ognuno ha le ossa torte, non sogna di salire sulle donne. Nel lastico,
Benvenuti al Nigra Cantato, il primo festival di musica popolare italiana. Grazie. Se questo logo ci si può cantare, se questo logo ci si può cantare. Se questo logo ci si può cantare, allora noi stasera ci canteremo, se no faccio le scuse e ce ne andremo via. Però mi avete dato già il premio, quindi devo rimanere a cantare, sì o no? Sì! Sì! Yeah.
Abbiamo iniziato il nostro concerto dopo aver fatto un grande omaggio ad un grande poeta della cultura italiana, poeta contadino, molto legato anche al Piemonte, perché è legato anche agli uomini del Piemonte. E abbiamo iniziato con questo stornello di saluto, secondo quello che era l'abitudine di un tempo. Quando i suonatori andavano in giro, e forse Amerigo mi potrà dare conferma, bisognava chiedere permesso al padrone di casa. Si arrivava di paese in paese, di casa in casa, di cascina in cascina, e il musicista, il maestro, fra virgolette, del gruppo, doveva chiedere in qualche modo permesso. Se gli abitanti di quella zona erano favorevoli, aprivano le finestre e si entrava nelle case. E lì iniziava la festa, c'era tanta gente che si trovava, si mangiava, si beveva. Si fa ancora questo, nel senso che ancora dal nord al sud c'è questa bellissima abitudine della richiesta di permesso. E noi quando facciamo i concerti chiediamo al pubblico di poter cantare. Il pubblico applaude, come avete fatto voi adesso, ma se fate un applauso più forte sicuramente noi possiamo cantare di più forte. Ed ecco, allora, a proposito di suonatori e di cantori popolari, vi voglio raccontare la storia di un suonatore d'organetto molto diffuso, questa storia nella parte del sud del Lazio. Si chiamava Ruccano e si dice che una notte arrivò in un paese dove la gente non aveva nessuna voglia di stare a sentire la sua musica. E per uno che suona, per uno che canta, non c'è cosa peggiore di non essere ascoltato. Che noi facciamo solo questo, facciamo tutto, dedichiamo tutta la vita a questa idea che qualcuno ci possa ascoltare. Allora però quella notte lui pensa e ripensa ancora per generare questo interesse per la sua musica, poi a un certo punto comincia a cantare e a suonare, e quella notte, così dice la canzone, succede qualcosa di straordinario. Il suo organetto si trasforma. Nella tradizione popolare si dice che addirittura il suo organetto comincia a volare, e la gente da prima impaurita, poi incuriosita, piano piano si avvicinava, e a quel punto Ruccano mise tutte le persone nel suo organetto, nel suo mantice, e volarono in alto alla ricerca di un nuovo mondo dove la gente potesse stare sempre insieme in gioia e in armonia. Questa era una canzone molto conosciuta e molto praticata 50 anni fa dalle nostre parti. Oggi più che mai sembra una canzone di cui abbiamo una necessità quotidiana, perché sempre di più dobbiamo tentare di costruire questo segno di comunione, di identità, nello stare insieme. E la musica popolare sicuramente ci aiuta molto più di tante musiche di plastica che abbiamo attorno a noi. Detto ciò, signori e signori, questa è la favolosa storia di Ruccano. Sentite buona gente nata canzone, che quella che è successa non è falsità. A un paese che da ca è vicina, l'aria non si può più a respirare. E tutta la giornata era una confusione, la gente non deve fare da pregare. L'acqua si era fatta peggio del vino, una morta lenta amara stella per arrivare. Ararara. Suonatore passata la
canzone è issata a cagna, strilla per strada, fammi la bisagna, nessuno si confida da sta scuta, la gente non te forza, lo solo morire, gli occhi sono coperti di infelicità. Subito si va a scuppare, lo strumento cresce, diventa gigante, la gente capisce che se può salvare, da mille parti cominciano ad arrivare, truccano di demantici li fa sistemare, lo spazio ormai non è più abbastanza, ce ne conterà sapesse ne scappare. Tanti mezzani, bambini, animali, gli occhi ricominciano ancora a brillare, quando per l'aria si inizia a volare, si va in alto, più in alto del cielo, lontani da un mondo che puzza di morte, l'organetto vola, la gente è sicura, verso un altro mondo senza più paura, l'organetto vola, verso un altro mondo senza più paura, con me! Dobbiamo fare qualche lezione privata. La 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 la. Eccolo lì. La la la. E questo ancora. La 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 la. La 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 la.
bisogna andare a muovere l'urano per Santo Giuliano. Trovai una fontanella, mi ci lavai la mano, mi ci casco l'anello, dal dito piccirello, pescai, non lo trovai mai. Trovai tre pescetti lì, cazzaia, lì vestetti, lì portai a monsignore, più non c'era. C'erano tre zitelle che facevano le frittelle, me ne dietero una, che era sai buona, me ne dietero un'altra. Mi cascò di sotto il banco era cupo e sotto c'era il lupo era vecchio, non sapeva fare il letto. Il letto era rifatto, l'aveva fatto il gatto sopra il tetto che suonava il ciupoletto. Onda sulle scale che chiamava lago mare sulla porta. Cagnava le fericotte, buone calle bastonate, sulle spalle bastonate, chi a chi, a Carlino che sta a sentire. Piove, piovicica, sta vecchia, sappiccica la colonna, quanto è brutta quella donna. Piove, piovicica, sta vecchia, sappiccica la colonna, quanto è brutta. Santo Giuliano, trovai una fontanella, mi ci lavai la mano, mi ci cascò l'anello, dal dito piccirello, pescai, non lo trovai mai. Trovai tre pescetti lì, cazzaglia lì, vestetti lì, portai a monsignore, più non c'era. C'erano tre zitelle che facevano le frittelle, me ne diedero una, che era sai buona, me ne diedero un'altra. Mi cascò di sotto il banco era cupo, e sotto c'era il lupo. Il lupo era vecchio, non sapeva fare il letto era rifatto, l'aveva fatto il gatto sopra il tetto, che suonava ciupoletto, la gallina per le scale, che chiamava la comà sulla porta, che teneva le pericotte, pericotte buone, le bastonate sulle spalle, bastonate chi a chi, a Carlino che sta a sentire, verso la fine dell'Ottocento, proprio sulla scorta di quelle che erano le indicazioni date da Costantino Nigra nelle tante deputazioni di storia patria, come si chiamavano allora, dai vari studiosi, filologi, poeti locali. Queste erano delle raccolte tratte dagli studi di Parisotti di Roma, dell'area della campagna romana. Il titolo è indicativo, piovere e non piovere. Nelle piccole note che ci sono in questo canto si dice: lo fanno i contadini per far piovere, lo fanno i contadini affinché possa tornare presto la pioggia. Vi posso dire che quest'estate l'abbiamo fatta tante volte, tanti concerti, però in alcuni casi ha funzionato, anche poco, ma ha funzionato. Magari ha piovuto subito dopo che noi abbiamo fatto il concerto, l'indomani, comunque qualche segno, diciamo così, l'ha portato questa canzone. E, o almeno a noi ci piace pensare che qualche cosa è stata anche
utile questa canzone. È sempre una canzone, una poesia antica, però nel dialetto napoletano, tratte dalla raccolta di Molinaro del Chiaro, che fu un coetaneo di Costantino Nigra, e questo me voglio fa una casa, miezzo o mare. Mezzo al mare.
Raffaello Simeoni. Grazie.